Gianna sosteneva. Gianna sosteneva. Gianna. Massimo! Papà, ma non lo vedi che sto lavorando? Ma bussa almeno! Senti, Massimo, sono 20 anni che sono sposato con tua madre, non l'ho mai vista soffrire così tanto. Tu ci devi venire incontro. Non ci puoi rompere il cazzo così. E che cazzo? Prima ti fai bocciare, poi ci torturi. Allora, punto primo, non mi piace per niente questo atteggiamento che hai. Poi, come sai, io ho la passione per la musica e sto cercando di coltivarla. E tu, da genitore, dovresti incoraggiare. Poi, se da piccolo mi facevate fare un corso di chitarra, invece che quella cazzo di lotta greco-romana, adesso non staremmo qua, in questa situazione tragica. Perché, papà, questa è una situazione tragica. La tavernetta. Domani ti libero la tavernetta, così ti eserciti lì. E questa è una grande notizia. Fa la differenza. Ottimo. Certo, va tutta sgombrata. In cambio, la mattina fai le consegne. No, papà, per favore, le consegne no. Vuoi fare musicista o no?